Allora, con mio sommo rammarico, devo praticamente constatare che tutti gli sforzi fatti all'interno della maggioranza per cercare di mantenere il gruppo del PD e portarli a un più umile, diciamo, ragionamento su quelli che potevano essere le loro legittime richieste, anche in cuore. Io sono una persona buona della politica, ritengo che il sindaco Enzo Raffa sia stimato da tutti, da cittadini, da opposizione e soprattutto dalla sua maggioranza. Ritengo che l'esperienza dopo l'intervento di Pino Bassano lasciava poche speranze, io devo essere sincero, perché io le cose che non possono stare insieme non si devono tenere insieme, si devono lasciare andare per il loro gusto, perché è giusto. Era un atto politico chiaro. Io però dovrei capire il PD, qual è l'anima del PD. Cioè, il consigliere socio è intervenuto per la prima volta e veramente mi ha fatto un intervento che al di là del valore politico mi dà speranza che le persone che vogliono, tengono a cuore il bene di questa città, non indossano casacche, ma vanno al di là degli schieramenti. Io ritengo che in questo momento particolare questa città di tutto abbia bisogno all'infuori di una crisi della maggioranza. Faccio appello non alla maggioranza o pseudo tale, ma a tutte le persone che hanno a cuore il bene di questa città a far sì che questa amministrazione non si debba ritenere conclusa oggi, ma debba andare avanti. È il bene dell'opposizione, della maggioranza, ma soprattutto della città. Io ritengo che gli argomenti che noi non siamo tenuti a trattare hanno delle scadenze. Il più Europa, che è il programma che sta fuori a tutti quanti noi, consiglieri dell'opposizione e della maggioranza, ha dei termini ben precisi. Io non vorrei, e ve lo dico di cuore, che io non ho regalato nessun tipo di cultura. Io dico che noi abbiamo uno strumento che ha dei tempi stretti e certi. Ecco, noi di tutto possiamo fare, tranne che buttare a mare quelli che sono i sovvenzionamenti regionali, comunitari, cioè, è l'unico che ci riguarda è più Europa. Noi dobbiamo fare tutto per non mettere a repentaglio quei fondi. Io ritengo che ci possano essere margini, anche con PD, anche con i mal di pancia. Dobbiamo trovare una soluzione all'interno di questa maggioranza, che è l'unica che può governare questa città. Non esistono altre maggioranze. Noi accetteremo di buon grado un segno di responsabilità da parte della opposizione, ma niente di più. Non voglio maggioranze diverse da quelle che sono uscite dalla tornata elettorale. Io ritengo che col PD, con gli amici del PD, sono tutti margini, perché loro pongono delle questioni, arrivano a conclusioni che noi non condividiamo, ma le loro questioni, anche parte dei consiglieri che stanno qui adesso in questo momento parlando, alcune cose le condividiamo, ma ritengo che siano sbagliate i tempi, i modi, e tutto. Noi possiamo fare tutto, tranne che dare questo cattivo esempio alla città di questa amministrazione. Chiedo un atto di responsabilità a tutti i consiglieri che